Salve gente, bentornati su Alusa. Il video di oggi si presenta come una sorta di spin-off della serie Yokai, i mostri giapponesi. Dico spin-off perché ho intenzione di parlare di una sola creatura, Ubume, e di come questa oggi, con una rappresentazione sotto forma di statua, ha portato all'inutile panico e delirio virale conosciuto col nome di Momo, Momo Challenge. Fosse aggiunto al vostro orecchio, forse no. Bah, chi lo sa? Adesso vediamo. Però. La statua in questione è un po' bruttarella, abbastanza bruttarella. Se siete facilmente impressionabili, lasciate stare il video. Detto ciò, partiamo. Come detto nell'intro, parliamo dell'Ubume, una creatura giapponese presente in alcune leggende e opere letterarie giapponesi, che risalgono dal XII secolo in poi. Va. Le leggende dicono che si tratta dello spirito di una donna nata dopo che questa perde la vita durante il parto. Temendo per la sicurezza del proprio bambino, la defunta si tramuta in yokai. E si manifesta in modo spettrale come una donna di una certa età, un'età un po' avanzata, che si porta in braccio con sé un bimbo. Questo spirito è solito fare la sua comparsa nel luogo dove è defunto, in giorni particolarmente bui, piovosi, in modo che non si può notare bene la sua figura. E appena vedi un passante girare, lo richiama a sé e propone di prendere per un attimo tra le braccia il neonato. E una volta preso il neonato, l'Ubume sparisce, lasciando tra le braccia del povero passante una pietra pesante, un macigno. Nel caso però il bambino riesce a sopravvivere, l'Ubume in un certo senso lo sostiene lasciandogli dei doni, che raccendono qua e là, in giro, e al posto di questi oggetti lascia poi delle foglie, come se fosse tipo denaro. Ora, da questa creatura, nel 2016 l'artista giapponese Keisuke Aizo, che lavora per la società di effetti speciali Link Factory, realizza una scultura ispirata al mostro, mettendola anche in esposizione in una galleria a Tokyo. Se non sbaglio, anche in altre gallerie per il mondo, però se non sbaglio, però non sono sicuro. Col nome di Madre Uccello. L'immagine della scultura è molto inquietante, kawaii proprio. E ora la mostro, se siete sensibili non vedete. 1, 2, 3, eccola. Tada! Questa scultura con questa tipa dalla faccia deforme, gli occhi a palla, i capelli neri, spettrali e il corpo da uccello, cosa molto probabilmente dovuta al fatto che nel nome Ubume c'è la parola uccello, cercate di uccello, tori. Da questa scultura sono circolati sulla rete degli screenshot che, facendo il giro di social, forum e zone poco raccomandate della rete, diventa il fenomeno conosciuto come Momo, prende il nome di Momo. Un successo virale niente male nel 2018, intorno a questa figura iniziano a svilupparsi storie legate a suicidi, incidenti, madri che uccidono i figli e altre brutte faccende, brutte cose. Da semplici fregnacciati iniziali dovute a tizi che coglioneggiavano con Momo come avatar, col tempo la cosa si è ingigantita nel pessimo fenomeno della Momo Challenge. Gente con Momo come avatar contattano altre per istigarle a brutte azioni, creando un fenomeno di panico virale, in particolare tra ragazzini. Non ci sono vere e proprie prove di fatti veramente accaduti, solo dicerie così messe in piedi, fuse con storie semivere, con l'aggiunta di Momo finale, scatenando stupido panico che arriva addirittura alla nascita di articoli di giornale, gente famosa che pubblica sui social o avvisa delle forze pubbliche di non dar credito a questa storia qua. E alla classica gente che subito si allarma e grida: nessuno pensa ai bambini. Ah, internet, internet, sempre in gamba. Così che queste cagate che di recente stanno ritornando, l'artista ha deciso di mettere fine alla propria opera, distrutta, dicendo: ora i bambini possono stare tranquilli. Momo è morta e con sé la maledizione.
povero tizio, capisco la statua, è inquietante, ma dover distruggere la propria opera d'arte per il delirio della gente penso sia un peccato. Alla fine voleva creare una creatura inquietante, direi che ci è riuscito bene, e di certo non voleva spaventare i ragazzini, la cosa gli aveva creato sicuramente della notorietà, anche se in senso negativo, più altri problemi. Se adesso ci mettiamo a distruggere tutte le opere d'arte che suscitano a noi certi disagi, beh, allora è finita. Come sempre, la gente si annoia veramente tanto a dar vita a queste storie del cappero. Quindi mi viene da dire, chi è il mostro, la scultura o il genere umano che crea queste storielle per danneggiarsi a vicenda? Ma vabbè, anche questo video è terminato, gente, vi saluto, alla prossima, e come sempre date uno sguardo alla tabella qui sopra. Mi raccomando, il vostro supporto è ben gradito. E beh, detto ciò, ci vediamo alla prossima e matane!